Ciao a tutti, bentornati. Oggi lavoreremo su showmenu, quindi faremo un lavoro a piedi uniti con uno showmenu di base che può servire per tutti quanti, anche per tenere in moto il corpo. Faremo dei cambi in avanti e indietro. Lo showmenu sarà orizzontale sopra la testa, può diventare anche a 45 gradi indifferentemente, come ognuno preferisce. Diciamo che il caricamento orizzontale dovrebbe essere il massimo angolo possibile di caricamento. Tutto ciò che va sotto l'orizzontale, cioè dietro verso la schiena, diventa lento e consuma le spalle. Proteggiamo anche il nostro corpo in questo senso. Toccheremo anche l'aspetto della respirazione come primo approccio. Poi, ovviamente, velocizzando il lavoro, anche la respirazione cambierà di conseguenza. Però, no, un lavoro di base può servire a tutti. Prendiamo la nostra posizione di Seigan, quindi sguardo bene lontano verso la parete di fronte, gambe comode un po' allargate, non troppo strette perché potrei perdere facilmente l'equilibrio, un po' larghe. Quindi carico sopra la testa, massima orizzontalità della spada e porto la punta davanti allo sterno. Quindi carico e scarico. Quando carico, inspiro. Quando scarico, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Quindi le mani sono morbide quando sono a livello di Jodan, quindi qui sono morbide. Chiudono quando porto la spada in giù. Adesso proviamo a velocizzare un attimo il lavoro. Curando la respirazione. Fermare la punta davanti allo sterno. Proviamo a caricare unendo i piedi indietro, quindi seguiamo il moto della spada. Quindi cambio di piedi. Controlliamo sempre la respirazione. In questa fase respiratoria non possiamo accelerare troppo perché dobbiamo seguire il nostro respiro, se no andiamo in iperventilazione. Quindi un buon affondo di piede ci garantisce la stabilità. Proviamo l'inverso, proviamo a unire i piedi in avanti. Quindi quando lancio la spada in avanti, devo lanciare il piede indietro. Ora proviamo ad accelerare un po', provando indietro, provando avanti, indifferentemente. Quindi comincio da dietro. Porto avanti. Bene, per oggi finiamo qui questo video, ce ne saranno altri. Grazie.